Paura? Ma no, dai, lo so che siete coraggiosi. Bisogna sì spegnere le luci grandi, però accenderne una piccolina per illuminare tutti i nostri personaggi, quelli che ci vengono in mente, che possono essere utili per raccontare la nostra storia. Una storia in forma di ombre. Per la nostra storia in forma di ombre c'è bisogno di un teatro per le ombre e questo lo dovremo costruire insieme. Ci vengono in mente. Dai, cominciamo. Avete preso nota di tutto il materiale? Benissimo. Allora cominciamo. Prima di tutto la nostra scatola. Come vedete è una normale scatola in cartone di quelle che si possono trovare in un normale supermercato. Come vedete adesso la scatola è il retro del nostro teatrino. Quello che serve a noi creare adesso è lo spazio. Il taglio per il nostro schermo davanti e lo spazio poi per far passare e giocare con le nostre ombre. Quindi, vedete, qui noi dovremmo tagliare questa parte e poi tagliare qui davanti. Lo possiamo tagliare sia con una forbice oppure con un taglierino. Però facciamo attenzione, se utilizziamo un taglierino, che è anche meno complicato tagliare questo tipo di cartone, bisogna farlo insieme ad un genitore o addirittura dire a mamma o a papà se cortesemente ci danno una mano a fare questi tagli. Così prendo le misure per farlo preciso preciso. Pennarello, rimango circa a 2 cm dal bordo. Piano piano sovrapponendo i fogli.
tutta la superficie, ma curare anche i dettagli. Vedete, queste sono le parti più fragili, no, del nostro schermo, che si possono anche staccare. E allora noi, piano piano, con il nostro pennello, andiamo a mettere colla sulla scatola, sovrapporre il foglio e ad andare ad incollarlo tutto quanto in modo che sia preciso. Facciamo? Tutta la nostra scatola. Ci manca di mettere lo schermo, ossia la carta da forno all'interno, e di ultimare la decorazione esterna del fronte del nostro teatrino. E adesso vediamo come. Per attaccare la carta forno nel retro della nostra scatola teatrino, potete usare sia la colla vinilica che la colla a caldo. Cominciamo. Al posto della colla a caldo potete utilizzare la colla vinilica oppure lo scotch. Possiamo aggiungere delle piccole decorazioni se ci piacciono, delle piccole preziosità, per esempio se abbiamo in casa da qualche parte buttato un vassoietto delle paste che magari possiamo utilizzare tagliandolo e che magari fare anche delle decorazioni, delle scritte utilizzando un foglio di carta colorata, per esempio col verde. Ci vedo bene l'arancione, che dite? Signore e signori, ecco a voi il nostro teatrino delle ombre. Ecco il nostro teatrino. Vi do appuntamento alla seconda parte video del gioco con le ombre. Insieme vedremo come costruire le sagomine che animeranno le vostre storie. Intanto sono molto curiosa di vedere come avete realizzato i vostri teatrini. Postate una foto qua sotto. Ciao!